Mi chiamo Loris, ho 33 anni. Sono stato trapiantato l'8 dicembre 2015 perché avevo una malattia congenita che si chiama malattia di Caroli. Avevo sostanzialmente sempre un'infezione al fegato e avevo sempre la febbre. Ho sempre giocato a calcio e quindi ho sempre avuto quella passione lì, ma l'ho vissuta sempre come calciatore e non poter più giocare a calcio, quindi non aver più questa passione qua, e l'ho trasformata iniziando prima ad allenare un po' con i bambini sul campo così e poi adesso faccio l'allenatore. Mi piace di più adesso di quando giocavo prima. L'obiettivo è quello di avere una famiglia e di costruirla pian piano con mia moglie. 20 giorni prima di sposarmi sono stato ricoverato per la colangite e quindi abbiamo fatto tutto il mese di agosto, io ricoverato all'ospedale e mia moglie che non voleva più sposarsi. A un certo punto il dottore gli ha detto: vai tranquilla che Loris lo mandiamo a casa per sposarsi. Non ho fatto il viaggio di matrimonio che quindi mia moglie la luna di miele continua a rinfacciarmelo ogni volta che si litiga adesso. La vita rispetto ai miei coetanei di 33 anni non penso che sia diversa, nel senso che sì, alle 8 del mattino prendo le pastiglie, mi alzo e prendo le pastiglie, alle 20 di sera prendo le pastiglie e oltre a questo cos'è che cambia rispetto a una vita di un'altra persona di 33 anni? Ma non penso niente. Adesso la vivo passo dopo passo e appunto dandomi dei piccoli obiettivi che posso raggiungerli. Una volta che ho raggiunto un piccolo obiettivo me ne pongo un altro. Ma è quello che penso che debbano fare tutte le persone, anche quelle persone che non sono trapiantate.